Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Sono Roberto Palazzotto, candidato maestro e istruttore della Federazione Atletica Italiana. Allora, se tu non l'hai già fatto, iscriviti al canale YouTube, non perderti questa occasione, così non ti perdi i prossimi video e sostieni il progetto Scacchista Matto. Allora, giochiamo contro un 2143, il peggiotto della Scandinava, cavallo F3, ok, in genere cavallo C3 è la principale con idea D4. Quindi giochiamo cavallo F6, vediamo un po' cosa succede al F2. Non vuoi giocare D4, allora a questo punto mi viene da giocare E5, o anche C5 potrei giocare. Probabilmente entrambe vanno. E5 mi piace di più. Vediamo, analizziamo l'E5, cavallo C3, ok, donna D6. Cavallo B5, vabbè, posso muovermi. Ok, E5, andata. Evito la spinta D4. Quindi diventerebbe una scandinava migliorata per me, perché appunto non ho ceduto il controllo del centro. Non fa ancora cavallo C3, quindi sto pensando sia E4, che potrebbe essere interessante, sia C5. C5 è un po' azzardata, però ci starebbe. È anche interessante al FG4, ci sono molte mosse buone in questa posizione per me, per il nero. Allora, iniziamo. E4, cavallo C3, donna E6, cavallo D4, no, che non mi piace. Poi C5, cavallo C3, bang. Ah no, donna D8 c'è il pedone. In effetti pure questa non è il massimo. Vabbè, allora alfiere G4 rimarrebbe. Però alfiere G4, cavallo per E5. No, alfiere per alfiere. Ah no, donna per. Cavolo. Alfiere G4, cavallo per E5. Se mangio di regina c'è alfiere per alfiere. Giusto, questa è una bella combinazione tattica. Se non mangio alfiere per donna per, ok, perdo un pedone. Quindi in effetti c'ha un po' di trucchi. E allora facciamo alfiere C5. Quindi sviluppiamo l'alfiere su cavallo C3, mettiamo la regina in D6 e non vedo minacce. Ok, F5. Torre 1, arrocco. Attenzione che c'è cavallo per E5. Attenzione. Donna per alfiere B5 scacco, C6, torre 1. Cavolo. Questa è una bella combinazione tattica che ha il mio avversario, vediamo se la vede. Non l'ha vista, per mia fortuna. Cavallo per 5 mi sembrava vincente. Non l'ha vista, e ora potremmo forse sfruttare il pion F2 debole. Quindi, cavallo E4. Cavallo E4, attacco due volte al pion F2. Cosa può fare? D4, pedone per... Beh, ok. Non mi sembrano ci siano problemi, anche dal tiro possiamo andare volendo. Il fatto è che questo re al centro un po' mi spaventa, quindi allora facciamo arrocco e siamo più tranquilli. Arrocco. Ok, ora potrebbe essere interessante di fare qualcosa con questo peone, anche se cavallo C3 mi sembra proprio spontaneo. No, C4. C4. Ok, donna D6, io farei quella di donna D6, che magari posso andare anche in B6. Tanto non... difende anche il pedone. E5, sì, ci può stare. Voglio fare cavallo G4, vediamo se me la consente. Sì, cavallo C3, cavallo G4, però c'è cavallo in E4. Cavallo in E4, donna B6. E vabbè, però poi... Cosa può fare? Collo per donna aperto per F1. Sì. Evitare collo in E4 come? O E4 o alfiere F5. Vediamo queste due. E4. 4 è pure interessante. E4. Cosa può fare il bianco? Cavallo in G5. C'è donna F4. E4 mi piace. Cavallo in H4, c'è pure un F4. Ok, mi sono convinto. Vado per E4.
Perché il bianco è abbastanza passivo, il fatto che non ha mosso il premio D crea questa situazione in cui ha l'alfiere bloccato, la regina pure bloccata praticamente, quindi questa passività. Secondo me qui bisogna sfruttare questo vantaggio da nero e quindi partire all'attacco. Ecco, cavallo G5, io già vedo alfiere per F2, re per F2, donna F4 scacco, è molto interessante. Idea RG1 mangio. Tranquillamente, ma forse donna F4 è ancora più forte perché c'è D4. Attenzione, donna F4, D4, perdo. Perdo perché c'è attacco di scoperta, difende il cavallo, non posso mangiare F2 perché c'è il pedone, quindi perdo. Donna D4, vabbè, torre F1, ok. Niente, allora alfiere per F2 mi sembra la migliore. Sì, direi di sì. Ok, fiebre F2. Facciamo un po' muovere il re. Mi sembra corretta. Quindi idea donna F4 scacco. Ok, se torno indietro mangio. Comunque rimane con il re scoperto. Quest'alfiere vorrei subito sviluppare. Vediamo se riesce. Per esempio, re G1, donna per interessante idea alfiere H3. Ok, ha fatto re G1, devo mangiare. Non ho altro. D4 mi aspetto. Ok, giusta. Ora, mi attacca la regina. E3 potrebbe essere interessante. E3 idea poi alfiere H3, però arriva alfiere F3. Arriva alfiere F3. Se no, cosa possiamo fare? Donna G6. Forse donna G6 anche ci sta. Difendo il pedone, mi lascio alfiere H3, dai, donna G6, ok. Senza complicarci la vita. Quindi minaccio alfiere H3. Cavallo B5, va bene, anche cavallo A6. Questo pedone è facilmente difendibile. Devo svilupparmi i pezzi. Quindi questo alfiere voglio metterlo qui. Questo cavallo magari se riesco ad attivarlo non sarebbe male. Anche in C6 volendo. Così controlla D4, la torre in D8. Se riesco a sviluppare lo sviluppo, sarò in netto vantaggio. Perché qui la posizione è veramente buona. Lui è un po' scoperto, devo riuscire appunto ad attaccarlo. PH3 ovviamente è il metodo più veloce. Anche se è interessante pure cavallo G4, donna H5, vediamo un po'. PF4 intanto. Ok. PH3 mi può fare pure alfiere G3 volendo. Mi attacca anche un pedone. Quindi ci sei? Ci può stare, ci sei. Dai. E allora giochiamo C6, sì. Difendo il pedone, controllo le case B5 e D5. Rene 5. E qua sembriamo un po' una perdita di tempo in realtà. Quindi io farei alfiere H3 ora. Per farlo tornare in G3. Vediamo un po'. Dai, alfiere H3. Sviluppo un pezzo e minaccio matto. Quindi guadagno un tempo. O fa alfiere F1 o alfiere G3 o G3. Se fa alfiere G3 ha perso un tempo perché ha fatto alfiere G5 e poi alfiere G3. Se fa G3 si indebolisce. Tutte queste case chiare saranno deboli. Fiere F1, ok. Fiere F1. Allora, già cavallo G4 mi piace un casino. Anche se cosa minaccia? In realtà non è minaccia granché. Perché l'alfiere è difeso. Minaccia c'è, cioè, ok, non può mangiare l'alfiere perché c'è scacco e quindi mangia la regina, però. Può fare cavallo per. Può fare cavallo per tranquillamente. E allora qua c'è un cavallo di 7. Sì, cavallo di 7. Così difendo il cavallo, attacco il suo alfiere, non può mangiarmi perché sono diviso due pezzi. Ok, perfetta, cavallo di 7 mi piace un sacco pure. Ora. Torre D8 può essere un'idea per inchiodare questo pedone. Ok, devo essere un po' più veloce. 3 minuti sono arrivate. Ora acceleriamo. Alfiere G4 è un'altra idea. Minaccio la regina. Donna C2. Donna C2 attacca il pedone. Allora, cavallo per alfiere. Pedone per. Però poi perdo questo pedone. Non c'è niente, no. Potrei fare la semplice alfiere F5. Dai, F5.
Mi difendo il pedone, d'altronde non c'è motivo per cui io debba regalarglielo. Ok, quindi cavallo per pedone per cavallo G4, cavallo per ci sta. Mi sembra buona. Anche perché poi si ritrova il collo inchiodato. Ok, quindi potrei minacciare questa, anzi forse anche il più interessante subito cavallo G4. E poi magari donna H5. Iniziano ad esserci un po' di idee carine. Torre 8 è un'altra idea assolutamente corretta. Vediamo se troviamo altre. E3 sto anche minacciando, non è da dimenticare. Perché 3 cosa fa? Donna E2, donna F2, attenzione. Donna F2 e cavallo G4. Io lo farei subito. Minaccio l'alfiere, minaccio la regina, se cioè comunque do pensieri, do problemi da risolvere al mio avversario, allora che li risolva. Vediamo un po'. Donna G3 difende l'alfiere. Già potrei mangiare, comunque si crea un pone debole. Interessante anche E3 con il diagonale F2. Vabbè, io mangerei intanto. Mangio e poi torre in E8. Così, su H3 mangio il pedone. Quindi vado un pedone di vantaggio, sì. Pedone di vantaggio, finale, anzi due pedoni di vantaggio, che sono già un pedone di vantaggio. Quindi finale assolutamente vinto. Ok, sono un po' sotto di tempo, però. Dovrei farcela. Vediamo un po'. Sta ragionando. Pedone 5 mi sembra sia perso, non, sì, no, non può difenderlo. Forse vuole attaccare questo pedone, però come fa? Io comunque mangio e anzi lo difendo anche. No, mi sembra una posizione abbastanza tranquilla. Vediamo un po'. H3, cavallo per, ok, donna per, mangio di cavallo in modo da difendere nuovamente il pedone. E poi magari faccio cavallo F4 e cavallo D3. Questa è un'idea. Sì, ci sta. Vediamo un po'. Come concludere questo finale? Continua a pensare l'avversario. Beh, sì, in effetti la posizione è un po' complicata, però non vedo forse alfiere 2, questa è un'altra idea, però vabbè, mangio. E6. E6. E6, vabbè, io mangio di torre. Così difendo, magari in futuro posso anche raddoppiare. Tanto H3, cavallo via. Mangiamo di torre. Non vedo tatticismi, complicazioni, no. Tutto ok. Se riesco pure a raddoppiare, questo pedone se ne va. Quindi poi E3 e 2. H3, sempre cavallo 5. Alfiere 2. Vabbè, se mi mangio posso pure mangiare. Torre in D1, ok. Torre in D1. Vediamo un po'. Vabbè, io farei torre in E8. Ci può stare. Cosa fa? Torre D7. Torre F6. Quindi minaccia torre D7. Minaccia torre D7, sì. È una vera minaccia. Vabbè, dai, torre 8. Torre 8, torre D7. Sì, in effetti rischio di perdere il pedone. Sì. E quindi torre in E7? Torre in E7. Sembra tranquilla. Torre in E7, quindi difendo la settima, non c'è motivo di farlo scendere in settima traversa e minacciare i piani B7 e poi A7. E vediamo un po' di torre in D6, non l'avevo considerato in effetti. Da questo punto giocherei donna in H5, anche donna H6. No, devo dare una G5. No, da G5 no per H3.
Donna H5 oppure dai, donna H5 alfiere 2. Donna H5 alfiere 2 mi dà un po' di fastidio, sì. Inizia a essere fastidiosa la posizione. Facciamo F6. Ah no, posso fare F6. Cavallo F6, tranquilla, sì. Ok, difendo il pedone. Propongo il cambio di regina. Tanto il finale vedo che è vantaggioso. Attenzione perché non ho incremento, me l'ho dimenticato, allora giochiamo veloce. Allora, mettiamo il turbo. Quindi giochiamo in pre-move al creeper se mangia la regina. Ma secondo me non mangerà. Se non mangia faccio torre in E8, ok, no, mi attacca il pedone qui. E allora, cavolo, torre in D7, A6. A6, perché torre in 8 avrebbe mangiato il pedone A7. Cosa posso fare? Ok, torre in E8. Donna H5 con G4, può essere un'idea. Sì. Così mi schiodo. Quindi donna H5 con G4, oppure alfiere G4, donna B6. Donna H5. Quindi minaccio cavallo G4 per attaccare il pedone H2. Torre per H3. Qui è complicata. Torre in D8, F6. Un 20 secondi. Difficile, difficile. Donna per cavallo D3. 6-3 e 2 potrei provare. Cavallo D3 per forza. Però perdo il pion B7. E vabbè, pazienza. Se riusciamo a promuovere il pedone è l'unica maniera. Non avevo riflettuto al fatto che non avevo l'incremento. Sono completamente dimenticato che il finale era assolutamente vinto. E G6. Avrei potuto fare alfiere C8. Peccato. Tanto andiamo in pre-move, pedone per R. 6 secondi. Io riesco a dargli un matto, ma non so come. Forse donne 5. Vabbè, ma come faccio a vincere questo finale? Con 9 secondi è praticamente impossibile. Niente, mi sa che me l'ho zappata per il tempo e vabbè. Cavallo 4 mi fa sicuramente. K5. Me lo mangia. Sbagliato. A scacco. Vediamo se il collo gliene intrappo o no, va in B4. Ah, finito il tempo. Peccato, peccato perché veramente era vinta. Va bene, vi invito come sempre, iscrivetevi a YouTube e ci vediamo alla prossima. Vi lascio qui dei video in sovraimpressione.